Inghilterra. A pochi chilometri dal caos di Londra e di altre grandi città si incontrano vere oasi di pace. La campagna inglese è tra le più belle del mondo, forse per questo stimola la fantasia. Non è un caso, allora, se la troviamo descritta in molti capolavori della letteratura. Da questi paesaggi emerge un'Inghilterra senza tempo. Presto mi immergerò dove, forse, batte il cuore antico di questo grande paese. Case dai tetti di paglia, cottage e manieri, tra verdi colline e placidi laghi. Campi circondati da muri a secco. Boschi impenetrabili e accoglienti. Non c'è da stupirsi che grandi poeti e narratori inglesi abbiano scelto di vivere in campagna. Jane Austen, le sorelle Bronte, Thomas Hardy o William Wordsworth. Ancora oggi un piccolo tour delle Cotswolds o delle Midlands, della contea di Warwick o dell'isola di Wight, permette di incontrare veri giganti del romanzo inglese contemporaneo. Jonathan Coe, David Lodge, Graham Swift e persino Ian McEwan, il franco tiratore della letteratura britannica. Le Cotswolds. Qui si è trasferito Ian McEwan, dopo aver vissuto a lungo a Londra, teatro di molti dei suoi romanzi. Siamo in una delle più belle regioni dell'Inghilterra, a ovest di Londra, verso Gloucester e il Galles. È in questa campagna che nasce il Tamigi. Ma è soprattutto qui che si incontrano alcuni dei paesini più pittoreschi del paese, disseminati all'ombra di boschi e colline. Dopo essersi volutamente smarrito tra questi magnifici sentieri, sotto alberi maestosi e lungo i fiumi, Ian McEwan ha scoperto la casa che ha eletto a sua dimora. Nel giro di pochi anni, McEwan si è imposto come autore di opere fondamentali. Un lavoro coronato dai premi più prestigiosi, come il Booker Prize, e il cui tema centrale è il malessere. Meglio diffidare del gatto che dorme. Dietro il suo sorriso angelico, Ian McEwan nasconde artigli affilati e i suoi libri raggiungono picchi di grande crudeltà e di raffinatezza tipicamente britannica. Eppure, il giovane McEwan non sembrava destinato al mestiere di scrittore. Sono nato nel 1948, un vero figlio del baby boom, quindi del dopoguerra. Mio padre era militare di carriera e la mia vita è cominciata nella tipica città caserma inglese, Aldershot, 50 chilometri a sud di Londra. Ho trascorso la mia infanzia fra le rovine dell'impero britannico, là dove c'era ancora una presenza militare, da Singapore alla Libia, dove l'esercito britannico ha mantenuto un avamposto fino al colpo di stato di Gheddafi. Non sono cresciuto in un ambiente colto. In casa non c'erano molti libri e neanche dischi di musica classica o jazz, o altre cose che oggi daremmo per scontate. Ma paradossalmente, i miei genitori ci tenevano a darmi l'istruzione che a loro era stata negata. Mi hanno quindi incoraggiato a leggere. Se penso a loro, mi sembra incredibile che non ci siano stati libri nella loro infanzia. Nessuno aveva mai letto loro qualcosa. Non erano in grado di consigliarmi cosa leggere. In seguito, con mio grande disappunto e tristezza, all'età di 11 anni, secondo la tradizione inglese, mi hanno messo in collegio, mentre loro erano in Nord Africa a più di 3.000 chilometri. Ho vissuto allora un distacco salutare, soprattutto negli ultimi due anni di scuola. Sono uno di quegli scrittori a cui un insegnante ha fatto scoprire la poesia di Wordsworth, Keats, Byron e Shelley e John Donne. Poi ci sono stati i romanzi di Graham Greene e di Iris Murdoch.
Verso i 16-17 anni è esploso il mio folle amore per la letteratura proprio grazie a quel professore. Quindi quella separazione fu vantaggiosa. Gran parte dell'opera di Ian McEwan tratta dell'Inghilterra decennio dopo decennio. Cecil Beach, per esempio, è un fulminante romanzo breve che mette in scena una coppia di neosposi di fronte agli equivoci del sesso nell'Inghilterra ancora puritana degli anni 60. In una tragedia mascherata da commedia, McEwan trasforma la prima notte di nozze in un Titanic coniugale. All'alba del XXI secolo, assetato di piacere e drogato di sesso, ci appare lo specchio di un'altra epoca. Gli anni 60, prima della rivoluzione, dominati dai tabù, dai divieti e dalle frustrazioni. Amsterdam, un vero piccolo gioiello, sbeffeggia la società britannica degli anni 80 e 90, il mondo dei tabloid e dei media politici. Neanche l'ultimo decennio si salva dalla penna graffiante di Ian McEwan. Sabato descrive una giornata nella vita quotidiana di un affermato neurochirurgo. Una giornata a Londra, città paralizzata dalla paura e dalle fobie del post 11 settembre, dove il sabato ordinario di un cittadino tranquillo si trasforma in un giorno assolutamente nero. Altro gioco al massacro, Solar, commedia beffarda e feroce, nella quale il bersaglio, nel cuore degli anni zero, sono le anime candide che, fingendo di salvare il pianeta dal disastro climatico, favoriscono solo e unicamente la loro ambizione e la loro carriera. Gli anni 60, gli anni 80, l'inizio del terzo millennio. Non mancava che la radioscopia degli anni 70. Ed è cosa fatta con Miele, uscito nel 2013. Un'autentica vetta di smaniosa crudeltà. L'Inghilterra dei primi anni 70 era un posto molto interessante in cui vivere. Eravamo totalmente ossessionati dal nostro declino. La perdita dell'impero era ancora una ferita aperta. E c'era la feroce contrapposizione fra l'estrema sinistra e l'estrema destra. Il tutto sullo sfondo della Guerra Fredda, che ha rappresentato un dono magnifico per gli autori di romanzi. C'era infatti una contrapposizione netta e schematica. Il capitalismo e il comunismo. Ma anche la straordinaria complessità del potere, della sfida geopolitica. C'era il rischio che una guerra provocasse l'annientamento del pianeta e tutto il corollario di storie di tradimento, doppio gioco e triplo gioco. Ma c'è un aspetto poco noto. La guerra fredda culturale, ovvero il modo in cui la CIA ha influenzato il mondo dell'arte. È un dato di fatto che durante la guerra fredda i servizi segreti spiavano i romanzieri, finanziavano riviste letterarie, case editrici, ma anche esposizioni, ad esempio sull'espressionismo. A Parigi, nel 1950, la CIA ha finanziato un festival di musica atonale. L'obiettivo era dimostrare agli intellettuali europei di sinistra che il vero polmone culturale del mondo era l'Ovest, non il palazzo del Bolshoi. Allora mi sono chiesto, cosa c'è di più interessante della storia di una spia, una donna, che tenta di conquistare uno scrittore alla propria causa e nel frattempo il romanziere spia la spia. Poi si innamorano e finiscono intrappolati dalle reciproche trame. Ian McEwan ha un talento impareggiabile per far esplodere al momento topico le menzogne e le manovre, ma organizza questi naufragi con una notevole sottigliezza psicologica. In Inghilterra è stato soprannominato Ian il Macabro a causa della sottile malvagità dei suoi romanzi. Bisogna riconoscere che compila un vero campionario di perversità: omicidi, infanticidi, sequestri di bambini, incesti. Tutte perversioni che rivelano personaggi interiormente mutilati. È questo il mondo nei racconti crudeli di McEwan.
Contrariamente agli stereotipi, mette in scena dei fanciulli manipolatori, falsamente ingenui, devianti, che devono spesso vedersela con genitori alienati. Nelle sue storie tutto avviene come se l'innocenza non esistesse, come se lo pseudo paradiso dell'infanzia fosse in effetti un paradiso perduto. Sono affascinato dal pessimismo culturale. Per me è un genere a sé stante. E io stesso. L'ho praticato più volte. E mi rendo conto che il pessimismo culturale è come miele per gli intellettuali. Senza tale nutrimento non avremmo un ruolo nella società. Negli ultimi decenni intere popolazioni si sono affrancate dalla povertà atarica, un fenomeno che non ha paragoni nella storia dell'umanità. Ci sono più democrazie, le persone hanno più cose da leggere, c'è più gente che sa leggere, eppure in fondo all'anima restiamo tristi. Non crediamo più in niente. Se guardiamo al passato, non c'è mai stato un periodo in cui l'uomo non fosse convinto che il mondo correva verso la rovina. Quindi è possibile che io abbia esaurito l'argomento e che oggi sia difficile avere una visione ottimistica del mondo da trasporre in un progetto artistico. Ci ho provato, ma senza riuscirci. Ricordo di essermi chiesto, e se provassi a descrivere una famiglia felice e piena d'amore in un romanzo? E collocare le minacce solo dall'esterno. E questa è la genesi del romanzo Sabato. In certi ambienti una famiglia felice diventa quasi una provocazione. Se ripenso a tutte le sevizie contro i bambini, agli orrori commessi da psicopatici, agli incesti, agli omicidi delle mie prime storie, che suscitavano tanto entusiasmo. Allora ho immaginato due giovani di circa 18-20 anni, non drogati, che amano i loro genitori e i cui genitori sono innamorati l'uno dell'altro. E subito mi sono sentito un serial killer. Questo mi ha permesso di intuire qualcosa della nostra condizione. Abbiamo bisogno di autoconvincerci che viviamo in un'epoca sulla quale incombono le tenebre. Quest'idea è portata all'estremo in un romanzo sorprendente, Espiazione, dove una adolescente all'apparenza angelica compie consapevolmente un atto malvagio. Espiazione comincia con toni nettamente meno tristi del solito, ma non durerà. Siamo nel cuore verdeggiante della campagna inglese, un posto molto simile al paesaggio in cui siamo immersi. È l'agosto del 1935. La piccola Bryony, 13 anni, è sveglia, manipolatrice, prigioniera delle sue fantasie. Quando sorprende la sorella maggiore tra le braccia del figlio della domestica, un giovane brillante di cui è segretamente infatuata, impazzisce di gelosia e inventa una mostruosa menzogna per vendicarsi. Accusa il ragazzo di una violenza sessuale mai commessa. Il giovane finirà in prigione per 5 anni, poi nell'inferno della Seconda Guerra Mondiale. Bryony, reclusa a Londra alla vigilia dei bombardamenti, si adopera per espiare il suo misfatto adolescenziale. Diventa scrittrice e cerca con la scrittura di correggere il destino, di porre rimedio all'irreparabile. Per lei la letteratura ha una forza riparatrice come sembra augurarsi Bryony? In parte penso che sia possibile. Credo che lei commetta l'errore di lasciare che l'immaginazione alteri il suo giudizio. Ma ha solo 13 anni. E passa il resto della sua vita a espiarlo attraverso una serie di romanzi abbozzati. Segue la dottrina di San Giacomo e fa un esame di coscienza della propria vita per arrivare all'espiazione. Riflette su quell'atto sconsiderato nel corso dei 60 anni della sua vita e trasporta il lettore in questo processo attraverso
le sue confidenze. Posso immaginare che uno scrittore cerchi di arrivare così all'espiazione di una colpa. Una delle prime ispirazioni per la scrittura del romanzo risale al 1997, quando ho capito che eravamo alla fine di un secolo che per buona metà aveva riservato all'Europa anni eccezionalmente crudeli, violenti, demenziali, degli anni insensati. Questo include il comunismo sovietico, la Shoah, l'ascesa dello spirito totalitario e tutte le distruzioni inflitte all'umanità. Alla fine di questo secolo, se ci voltiamo indietro alla ricerca di una forma di espiazione, è inevitabile interrogarsi sulle proprie responsabilità. Se non si ha una religione, ed è il mio caso, non c'è un Dio a cui chiedere perdono. Si può solo contare su se stessi, sull'esame della propria vita. Un giorno ha detto che scrivere mi libera dalle mie paure. Per lei la scrittura funziona come una catarsi? Non l'ho mai vista come una catarsi. A volte è una gioia. È raro, ma di tanto in tanto si prova una gioia, un sentimento di liberazione, quando si lavora su uno o due paragrafi, su una pagina o due, e si perde la nozione di se stessi e del tempo. Non alzi gli occhi un solo istante. Sei completamente assorbito dal flusso della scrittura. E quando ti riprendi, provi una sorta di gioia. Ma non credo che sia una catarsi come la intendeva Aristotele. Per me si collega ai più elementari piaceri umani. La lingua inglese non ha neanche le parole adatte a descriverlo. Si può provare giocando a tennis, preparando la cena o scrivendo un capolavoro. È il coinvolgimento totale nella propria opera. Non è allegria né tristezza, semplicemente fai quell'unica cosa che rappresenta tutto. È quello che cerchiamo nello sport. Ho giocato a squash in passato e per quasi 40 minuti perdi completamente la tua individualità. Conta solo il qui e adesso. Forse è quello che professano i buddhisti, l'idea di vivere nel momento e di cercare una forma di felicità, anche se più che di felicità parlerei di benessere. Tutti noi, quando ci impegniamo in qualcosa, che sia il giardinaggio o la scrittura, abbiamo questi piccoli e rari momenti che sono meglio di una catarsi. Mi rimetto in macchina e punto a nord, Liverpool, attraverso le Midlands. I boschi delle Cotswolds cedono il passo a grandi distese di cereali, a campi di grano e di mais, che si estendono a perdita d'occhio. Ho un appuntamento con Jonathan Coe. Si è fatto conoscere al grande pubblico con il suo terzo romanzo, La famiglia Winshaw. Una satira feroce ambientata tra gli anni 40 e i primi anni 90. Uno scrittore depresso ha incaricato di scrivere la storia di una dinastia di aristocratici che si rivelano un branco di rapaci e arrivisti, che trafficano con i media, con l'industria delle armi, con l'industria alimentare, la finanza, la politica e le arti. Crudele e spassoso. Poi abbiamo la banda dei Brocchi e il suo seguito, Circolo Chiuso. Un dittico esilarante, un affresco sociale in forma di commedia sull'Inghilterra thatcheriana dalla fine degli anni 70 e poi, 20 anni dopo, su quella di Tony Blair. Jonathan Coe descrive il destino di una banda di adolescenti e il modo in cui ognuno affronta la vita, passando dall'amarezza al compromesso, dai sogni alle disillusioni. È il bilancio della gioventù inglese alla fine del XX secolo, che si dispiega con uno humor tipicamente britannico e una prosa di velluto. Jonathan Coe ha fissato l'appuntamento in piena campagna, non lontano da un paesino apparentemente senza storia, Newport.
Ci troviamo nell'est della contea dello Shropshire, nelle Midlands. È una regione che ho frequentato parecchio durante l'infanzia. Venivo in quella casa laggiù, che apparteneva a un ramo della mia famiglia. E anni dopo mi è venuta voglia di scrivere una storia ispirata a questo posto, che è diventata La pioggia prima che cada. È la casa che nel romanzo si chiama Warden Farm, dove Rosamond, la protagonista, è sfollata durante la guerra. In seguito vi tornerà spesso, specialmente a Natale. Ho descritto quello che il suo sguardo abbraccia quando percorre la strada circondata dalla neve e vede apparire la casa al di là di questi campi. È la prima volta che vi torna dopo anni di assenza ed è un momento emozionante. Ripenso spesso a quei tempi. È stato un posto importante per me. Pochi chilometri più in là c'è un cimitero. È dove Jonathan Coe ha collocato una delle prime scene di uno dei suoi libri più belli, La pioggia prima che cada, l'unico suo romanzo non del tutto umoristico, nel quale esplora la sfera intima con rara delicatezza. È una storia di donne, forse quello che amo di più tra i romanzi di Jonathan Coe. Mi accompagna verso una tomba un po' isolata. È quella di suo nonno, il proprietario della casa davanti alla quale ci siamo incontrati. Eccolo, è James Eastwood Kay. È lui che mi ha spinto a scrivere. Mi leggeva i racconti di Sherlock Holmes. È il mio primo ricordo. Mi ha dato molti libri, classici, romanzi gialli inglesi, tipo Conan Doyle. Era anche una persona spassosa. Mi ha scritto molte lettere che sono andate perdute. Non so che fine abbiano fatto. Erano piene di humor. Era simile al suo? Sì. Sì, credo di averlo preso da lui. Per quali motivi la campagna inglese è uno scenario onnipresente nei suoi libri? Dall'altro lato c'è Londra, la grande città, ma anche l'Inghilterra che si attraversa o si ritrova in La pioggia prima che cada e nei terribili segreti di Maxwell Sim. Mm-hmm. Sì, immagino che scrivere sullo Shropshire forse mi ha dato la voglia di uscire da Londra e di descrivere altri luoghi meno esplorati dalla letteratura. Apparentemente potrebbero sembrare banali, ma esercitano sempre ai miei occhi un fascino particolare e misterioso. Non mi interessano le storie e i luoghi eccezionali. Si può scoprire il mistero, la magia e l'insolito anche nella vita quotidiana. È una delle potenzialità del grande romanzo, prendere piccoli momenti nell'arco di piccole vite e dare loro una dimensione epica. Nel cimitero si estendeva un tappeto erboso di un verde più pallido, interrotto qua e là da affioramenti rocciosi coperti di muschio e licheni, dove le lapidi si elevavano senza pretesa o talvolta spiccavano in angoli bizzarri, abbandonate. Al di là, nella scarsa luce autunnale, si ergeva il campanile della chiesa di Tutti i Santi, di un bruno rossastro, tozza e senza età, dove scintillavano scorrette le lancette dorate dell'orologio, che segnava quasi le 11. I mattoni erano dissimili e irregolari, versione clericale di un lastricato eccentrico. Le cornacchie nidificavano sul tetto a torretta. Jonathan Coe, La pioggia prima che cada, capitolo primo. Quale forza ha trasformato questo paese da quando ha cominciato a descrivere la società britannica? Il thatcherismo ha profondamente cambiato il paese da quando ho cominciato a scrivere.
E se si vuole trovare l'illustrazione di questo cambiamento nei miei libri, bisogna leggere La banda dei Brocchi, che si svolge negli anni 70, quando i sindacati erano ancora potenti e la società si fondava su quella sorta di patto siglato nel dopoguerra tra i principali partiti con la creazione dello Stato sociale. La signora Thatcher e il suo governo hanno cancellato tutto in pochissimo tempo. La Gran Bretagna di oggi mi appare estremamente diversa da quella degli anni 70, l'epoca in cui venivo spesso nello Shropshire. È un cambiamento comune anche ad altri paesi europei. Oggi c'è la standardizzazione del paesaggio, una sorta di omogeneità. Ovunque gli stessi negozi, le stesse insegne, gli stessi marchi, gli stessi ristoranti. È il paesaggio che ho descritto nei terribili segreti di Maxwell Sim. Per farla semplice, c'è stato uno scivolamento generale verso la destra. È un mondo più duro. Allora, qual è la funzione dello scrittore nel mondo che descrive? Penso che il ruolo dello scrittore sia quello di scrivere i migliori libri possibili, per aiutare il lettore a pensare in maniera più libera e più chiara. Può offrire un'alternativa alle tante chiacchiere che si sentono in televisione, sui giornali, nel giornalismo, in politica. Proporre un discorso più ponderato, più riflessivo, e che vada forse un po' più a fondo nella verità delle cose. Tutti questi sono gli aspetti politici del mestiere di scrittore, usando la parola politico in senso più ampio. La sua particolarità è questo humor, questo senso della commedia e dell'umorismo spiazzante. Come definirebbe questo famoso humor britannico? È difficile rispondere a questa domanda. Se lo potessimo circoscrivere in una definizione, credo che scomparirebbe. Se fosse troppo accessibile, perderebbe il suo fascino. È legato all'arte retorica della litote. Abbiamo ben chiaro ciò che vogliamo dire, ma non lo diciamo direttamente, sapendo che così farà più effetto. Se fate una battuta, è al destinatario che spetta la responsabilità di comprenderne il significato, senza che dobbiate sforzarvi di essere più chiari. Quindi è un modo di comunicare molto più sottile, ma più interessante e molto più creativo. È troppo facile dire ciò che si pensa in modo chiaro e diretto. Questo è un aspetto fondamentale della nostra società a vari livelli, ad esempio nella vita politica. Il peggior crimine che un politico possa commettere è prendersi troppo sul serio, non saper ridere di sé. Le 5. È fondamentale al lavoro, a scuola, ovunque. Lo humor è la moneta di scambio della comunicazione. Non tenerne conto e non usarlo nei propri romanzi sarebbe un vero peccato. È un tesoro della lingua inglese. Ripartiamo verso Newport, un po' alla maniera dell'antieroe creato da Jonathan Coe nei terribili segreti di Maxwell Sim, che seguiamo lungo le strade dell'Inghilterra, tanto simili a questa. Perso in un mondo sempre più virtuale, Maxwell ha come unica compagnia la voce suadente del navigatore, di cui finirà per innamorarsi. Tra 300 metri, girare a sinistra, poi a destra.
È impossibile resistere alle spassose tribolazioni di questo commesso viaggiatore dell'era digitale. Ma Coe aggiunge lo sguardo del sociologo quando dipinge un'Inghilterra violentata dalla crisi finanziaria e anestetizzata da un consumismo beat. In questo racconto morale molto contemporaneo, fa il punto sulle minacce che pesano sul mondo interiore e sulla vita privata. Nel mondo di domani, quello delle nuove tecnologie in cui vive Maxwell Sim, qual è il posto della letteratura? Può fare qualcosa per fronteggiare superpotenze come Facebook, gli MP3, le tecnologie, l'onnipresenza del web? Pensavo che la letteratura sarebbe stata schiacciata dalle nuove tecnologie. E invece mai come oggi è importante saper utilizzare le parole giuste per dare senso al mondo, perché tutto ciò che viene detto non è che finzione, che venga dai social network o dai politici. Le bugie che noi scrittori raccontiamo sono differenti, perché non pretendono di essere verità. E i lettori possono interpretare questa finzione come vogliono. È una specie di contratto. Una volta accettato, possono passare il tempo piacevolmente e imparare qualcosa. Quindi, siamo gli unici bugiardi sinceri. Lo Shropshire è a pochi chilometri dalla seconda città dell'Inghilterra, Birmingham. A dire il vero, è una città senza grazia. Certamente moderna, ma non molto bella, senza un vero centro. Ma è una città universitaria di primo piano dove si trova il King Edward College, teatro di buona parte del romanzo di Jonathan Coe, La banda dei Brocchi. Ma anche l'università a cui si è ispirato David Lodge per creare Romage. L'Ateneo al centro di molti dei suoi libri. Scambi, Il professore va al congresso e Ottimo lavoro, professore, compongono una trilogia picaresca in cui una banda di giovani docenti generosamente sovvenzionata gira il mondo passando più tempo a godersi la vita che a lavorare. Questa satira deliziosamente molierana del mondo universitario ha fatto conoscere David Lodge in tutto il mondo. Stesso discorso per La felicità è di questo mondo, gioiello di finezza e di humor in cui uno sceneggiatore depresso e sopraffatto da un problema al ginocchio prova a partire per il Cammino di Santiago. Va detto che David Lodge è uno degli autori più spassosi e allo stesso tempo più profondi della letteratura britannica. Benvenuti a Romage, città immaginaria delle Midlands, e trasposizione romanzesca dell'Università di Birmingham, dove Lodge ha insegnato per circa 30 anni e che frequenta ancora oggi. Romage deriva da una parola dialettale di Birmingham. Suona un po' rubbish, spazzatura, ma anche come rummage, rovistare. Tutto parte da qui. Birmingham ha sempre avuto una pessima immagine, anche all'interno della Gran Bretagna. Viene vista come un posto senza fascino, la quintessenza dell'ordinario. E in un certo senso è vero, perché Birmingham si è sviluppata quasi dall'oggi al domani, nel XIX secolo. Era una piccola città commerciale. Aveva un pugno di fabbriche a conduzione familiare nel settore metallurgico, ma di dimensioni modeste. E improvvisamente si è estesa fino a inglobare le piccole realtà manifatturiere dei dintorni, così che è diventata una metropoli industriale. La città ha fatto molto in questi ultimi 20 anni per creare qualche attrazione in centro, per renderlo più invitante. Anche noi abbiamo dei rumori di fondo. Sentite?
I suoi libri sono lo specchio dell'evoluzione della società britannica. Qual è il giudizio che emerge dai suoi romanzi? Ho vissuto dei periodi interessanti della storia sociale della Gran Bretagna. Sono nato nel 1935, quindi ho ricordi d'infanzia della guerra e sicuramente ricordi del primo dopoguerra, di quello che viene chiamato il periodo dell'austerità, con il razionamento che è continuato per 5 anni dopo la fine del conflitto. Per la gente comune la vita era piuttosto dura. Poi era una società molto, direi, repressa per certi versi e molto bigotta, molto moralista. La guerra era stata un periodo di permissivismo a causa delle circostanze. E quando è tornata la pace, si è tentato di ristabilire le classi sociali. Ma quasi subito questo sistema ha cominciato a cedere, perché le persone, in particolare le donne, avevano conquistato una certa libertà durante la guerra. Una generazione completamente nuova è diventata adulta negli anni 50. Ed io ne facevo parte. Persone che erano le prime nella propria famiglia ad andare all'università e hanno messo in discussione il vecchio ordine sociale e la superiorità della classe dominante. Cosa dire di più? Gli anni 60 avevano la politica, gli anni 70 il sesso, gli anni 80 il denaro. La Thatcher, la City, la deregulation, gli studenti brillanti che non volevano diventare come i loro professori e correvano a lavorare nella City per guadagnare 10 volte tanto. Gli anni 90 sono l'epoca della depressione e della psicoterapia. Sono diventati tutti nevrotici. Più erano ricchi, meno erano soddisfatti e si rivolgevano alle più svariate terapie. Certamente la psicanalisi, ma anche terapie alternative, orientali, New Age e altro ancora. Ho evocato tutto questo in La felicità è di questo mondo, che è il mio romanzo sugli anni 90. Quanto a Il prof è sordo, immagino che in questo romanzo si ritrovi molto dell'Inghilterra del XXI secolo. Certamente si parla di shopping. I centri commerciali hanno assunto un ruolo centrale nella nostra cultura all'inizio del nuovo secolo. Questa è la breve storia sociale dell'Inghilterra attraverso i miei romanzi. Il prof è sordo è senza dubbio l'opera più autobiografica di David Lodge. Tra gravità disincantate e caustiche bizzarrie, racconta le pietose avventure di Desmond, professore di lingue costretto al pensionamento anticipato a causa di problemi di udito. Malgrado un costoso apparecchio acustico, non può evitare che le sue conversazioni diventino dialoghi tra sordi. Affiancato da una consorte troppo fastidiosa, da un vecchio padre minacciato dall'Alzheimer e poco dopo da una studentessa mitomane e perversa, Desmond si avvia tra equivoci e malintesi verso un destino che mescola con smagliante virtuosismo il dramma e la commedia. Come definirebbe il suo personale umorismo? È molto difficile definire il proprio senso dello humor. Sono gli altri che lo percepiscono. Penso che per scrivere commedie occorra essere sensibile alle assurdità e alle contraddizioni che ognuno osserva in se stesso e negli altri. La maggior parte delle persone le rimuove o non le nota affatto. Direi che bisogna avere occhio e orecchio per le meschinità del comportamento umano, che si rivelano spassose quando vengono sottolineate in un certo modo.
a patto che riguardi gli altri, non se stessi. Un altro dei temi dei suoi romanzi è il sesso. Perché quasi tutti i personaggi sembrano ossessionati dal sesso? Non sono del tutto certo che i miei personaggi siano più ossessionati dal sesso di quelli di altri scrittori. Prima di tutto, l'amore fisico e l'attrazione sessuale sono diventati temi fondamentali del romanzo già a partire dal XVIII secolo. L'unica differenza è la possibilità di essere più o meno espliciti. Mi sono concentrato sul tema del sesso per le sue implicazioni comiche, piuttosto che tragiche. Penso che sia un terreno fertile per la commedia. Un'altra ragione è che mi interessano due categorie di persone in particolare, i giovani universitari e i cattolici. Nei primi esiste un interessante conflitto tra gli ideali accademici, personificati nell'insegnante, e le pulsioni umane, orientate verso l'attrazione sessuale, che sono particolarmente forti tra gli universitari. Si tratta di giovani che vivono al massimo la loro sfera erotica, circondati da persone consacrate alla vita intellettuale. Per i cattolici è diverso, ma forse dovrei parlare al passato, dato che la realtà è molto cambiata rispetto alla mia giovinezza. Allora i cattolici avevano un'etica sessuale davvero incredibile, che vietava ogni tipo di rapporti prima del matrimonio. E anche dopo, il divieto della contraccezione portava spesso a reprimere la sfera sessuale. È una materia ricchissima che nessuno nella letteratura inglese aveva sfruttato ed ha ispirato due miei romanzi. È evidente che non trovando sfogo nella soddisfazione del desiderio si crea un'ossessione sessuale. Questo può essere un altro motivo del mio interesse, ma non credo di essere un'eccezione. Il sesso è sempre stato tema da romanzo. Il sesso, la religione, ma anche il dibattito delle idee o la società dello spettacolo. David Lodge passa il tutto al setaccio con uno scetticismo feroce. Insieme allo stile coltiva una particolarità. Ama mescolare i registri e introdurre nella narrazione frammenti di diari, racconti autobiografici, riproduzioni di lettere, documenti diversi o, di recente, scambi di email. David Lodge è anche autore di due biografie romanzate dedicate a scrittori inglesi che venera, Henry James e H.G. Wells. Si devono sempre a lui diversi saggi sulla creazione letteraria, un soggetto che non finisce di affascinarlo. Come scrive? Qui c'è la mia attrezzatura. All'inizio scrivevo tutto a mano, poi battevo a macchina il testo apportando delle modifiche. Ho provato diversi tipi di macchina da scrivere, elettrica e non, fino ad arrivare al computer. Ora mi sono totalmente convertito al computer. Mi permette di correggere facilmente il testo e il lavoro di correzione e di revisione è centrale nella scrittura. Ogni pagina che scrivo ha 20 versioni diverse. Le stampo, le correggo a mano e inserisco le correzioni nel file. Scrivo così, ecco. Lei ha scritto, nel suo saggio sull'arte del romanzo e della letteratura, che per diventare scrittore occorre una buona dose di vanità. È anche il suo caso? L'ho scritto davvero? Sì, penso che bisogna avere ciò che si può chiamare fiducia o fede in se stessi. Nessuno ci ordina di scrivere un romanzo. Allora perché lo facciamo? Se non viene pubblicato sarà molto frustrante e deludente perché ogni scrittore vuole produrre un effetto. E se si ha molto successo e delle buone critiche, è come un'iniezione di fiducia per la propria autostima. Quindi questo aspetto è senz'altro presente.
Senza un elemento di vanità, non vedo perché qualcuno affronterebbe le difficoltà, gli sforzi e le ansie di scrivere un libro. Tra tutte le produzioni artistiche, il romanzo è la più estenuante per il numero di ore di lavoro che richiede. Per offrire a qualcuno il piacere e la soddisfazione della lettura, che può esaurirsi in 10 ore, servono 3 anni di lavoro. È un grosso investimento. Senza una certa dose di vanità, credo che nessuno affronterebbe questa avventura. Una passeggiata nella campagna inglese ci porta quasi naturalmente verso l'Oxfordshire, la contea più prestigiosa, con la città di Oxford, gemma dell'istruzione accademica, ma anche un paesino il cui nome ricorre in tutta la letteratura inglese, Stratford-upon-Avon. Qui è nato uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi, William Shakespeare. Ahimè, lasciamo boschi e colline, prati e campi, per entrare nel tempio della volgarità e del marketing. Qui la letteratura è fagocitata dalla macchina commerciale. Sosta inutile. Riprendo la strada. Stavolta diretto a sud, verso l'isola di Wight, che si raggiunge in traghetto dalle coste dell'Hampshire. L'isola di Wight, mito del rock degli anni 70, ma anche simbolo di evasione e di libertà. Qui incontrerò lo scrittore Graham Swift, perché è proprio qui, sull'isola, che ha ambientato uno dei suoi romanzi più belli. Islands have for us this. Le isole suscitano un richiamo costante, perché sono luoghi di evasione per eccellenza. Qui crediamo di poter fuggire dai nostri affanni abituali, dai nostri problemi, dalle nostre responsabilità. L'isola di Wight in estate è un posto di villeggiatura dove le persone vengono in vacanza. Ironicamente, il mio romanzo parla di una realtà opposta, dell'impossibilità di fuggire da certe cose. La mia storia inizia quando la realtà, dall'esterno, fa irruzione nella vita di un uomo e di una donna che vivono sull'isola e che sembravano al sicuro da tutta una serie di pericoli e drammi. E invece non è così. In questa caccia alle illusioni c'è tutto Graham Swift. Wish You Were Here inizia qui, in un camping dell'isola di Wight. Chiuso nella sua casa sotto un velo di pioggia con un fucile posato accanto, un uomo scruta l'orizzonte nell'attesa del ritorno della moglie, che sta per lasciarlo. Lui le dà la notizia che il fratello è morto, ucciso in combattimento in Iraq. Una coppia che si sgretola, una moglie che scappa, un marito in balia delle onde del suo passato, storie familiari nascoste nel profondo della campagna inglese, tra la crisi della mucca pazza e le sue conseguenze economiche, ma soprattutto metafisiche. Ecco l'universo di Graham Swift, magnificato da una prosa straordinariamente poetica. In Inghilterra, il cosiddetto morbo della mucca pazza ha avuto conseguenze terribili e lei è stato il primo a parlarne in un romanzo. Qual è il rapporto tra questa terribile crisi e la vita di una coppia di allevatori del Devon che devono fronteggiare questa crisi? Questa coppia, quest'uomo e questa donna che ora vivono sull'isola, sono cresciuti entrambi in famiglie di allevatori, ma sono stati costretti ad abbandonare la fattoria appartenuta alla famiglia per generazioni. I motivi sono diversi, ma il più importante è il morbo della mucca pazza, che ha distrutto la loro base economica.
È uno dei motivi per cui ne parlo. Ma non è solo una storia di allevatori. È anche un romanzo sulla guerra, sui soldati al fronte. Si può dire che esiste un parallelismo tra questa malattia del bestiame, che diventa epidemia, e la follia della guerra. Il modo in cui devasta non solo la vita dei soldati e delle popolazioni coinvolte, ma anche quella delle famiglie dei soldati. Per ogni soldato morto o mutilato, ci sono altre vite che vengono devastate. Quindi si scatena una sorta di contaminazione. Il lutto somiglia a una malattia, a un morbo occulto che si diffonde. Nel romanzo precedente, Tomorrow, è partito dalla Seconda Guerra Mondiale e qui parla della Seconda Guerra del Golfo. Qual è il suo punto di vista sulle evoluzioni che ha conosciuto la Gran Bretagna? Posso parlare per me, essendo nato un po' dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fine degli anni 40. Ho quindi vissuto un periodo di pace eccezionalmente lungo, almeno sul territorio britannico. Non sono stato costretto a fare né il servizio militare, né sono stato costretto ad andare in guerra. Poi, a partire dagli anni Ottanta, con le Falkland e in seguito con le guerre del Golfo, siamo entrati in un clima che, per me e per molti in questo paese, era del tutto sconosciuto. Da allora, nell'arco di 3 decenni, abbiamo conosciuto diverse guerre, sebbene in terra straniera e con caratteristiche particolari. Questo fa parte ormai della nostra quotidianità e mi rattrista. I romanzi di Graham Swift evocano il tempo che fugge. Di fronte a questa corsa vertiginosa, i personaggi non cessano di attaccarsi al loro passato, incrociando ogni volta la memoria collettiva. Graham Swift svela un'Inghilterra contadina, dove i luoghi plasmano le persone quanto la storia familiare. Margate e il Kent, le fattorie del Devon e l'isola di Wight, le paludi dell'East Anglia, Oxford o il Dorset. Ma c'è anche l'acqua, onnipresente in ogni suo libro, come simbolo dell'oblio. La pioggia che diluisce le percezioni, che confonde la realtà, che sfuma i ricordi. La pioggia e il mare. Perché l'acqua ha tanta importanza per lei? È dappertutto. È qui, davanti a noi. Sì, mi affascina. Credo che tutti siamo attratti dall'acqua. In quanto scrittore, mi interesso ai luoghi di confine, in cui diversi elementi si incontrano da un punto di vista geografico, ma anche psicologico. Mi interesso a questi spazi di ambiguità, di precarietà. E tutto questo può essere rappresentato dall'incontro tra la terra e l'acqua, dal modo in cui si mescolano e interagiscono. È un confine materiale. Il paesaggio inglese non fa solo da sfondo dei suoi romanzi, ma spesso diventa anche un vero personaggio. Che rapporto ha con la sua terra d'origine? Come si evolve questa relazione? Credo di essere molto legato alla terra. E anche se sono un uomo di città, l'attaccamento alla terra è qualcosa che vivo e che comprendo. Direi che in Wish You Were Here, il mio ultimo romanzo, tutta questa esperienza è più profonda e intensa che mai. I protagonisti sono persone che provengono dal mondo rurale. Quindi si parla molto della terra e proprio di quel legame particolarmente forte con un determinato pezzo di terra che possono provare davvero solo le comunità rurali.
o gli allevatori. E quando questo legame si rompe, si hanno delle ripercussioni emotive. C'è dunque questo legame fisico con la terra, ma il romanzo affronta anche questo tema in forme diverse, che definirei più astratte. La terra è intesa anche come paese, come nazione, con tutto quello che implica. Quindi la responsabilità di essere cittadino di questo paese e il ruolo del proprio paese nel mondo. Ci sono doppi livelli di lettura. Non è un caso che in inglese la parola country indichi sia la nazione che il territorio, e io sono sensibile a entrambi gli aspetti. Dove colloca le sue vere radici? È facile rispondere. Io mi sento radicato nella scrittura. Ovviamente ho le mie radici. Posso dirvi dove sono nato. Ho coscienza di appartenere a certi luoghi. Ma quello che mi lega veramente al mondo è la mia scrittura. È uno dei lati appassionanti del mestiere dello scrittore. Faccio qualcosa che mi permette di rimanere in contatto con il mondo, con una certa realtà. Queste sono le mie radici. L'uomo è un animale che racconta storie. Così scrive ne Il paese dell'acqua. Come le è venuta la vocazione del narratore? Sono cresciuto in un'epoca in cui non c'era la televisione. In casa si passava il tempo libero ascoltando la radio o leggendo. Io leggevo, e sin da piccolo, sin dai primi libri, come tantissimi ragazzi, rimanevo incantato da quel che leggevo. Adoravo la magia che si veniva a creare nelle pagine di un libro. E per qualche motivo ho fatto un passo ulteriore e mi sono detto che sarebbe stato bello essere uno di quei maghi capaci di creare incantesimi del genere. Ancora oggi, dopo anni e anni di mestiere, non credo di aver perso la voglia di scrivere una storia che abbia qualcosa di magico. So che può sembrare ingenuo e naif, come una fiaba, ma è in questo la magia. La finzione letteraria si basa sull'artificio, su cose che si inventano, che si creano. Ma quando un romanzo funziona, e questo i lettori lo sanno bene, si ha l'impressione che la storia diventi realtà, che prenda vita. Si può anche dire che un romanzo ci presenta alcune delle verità fondamentali dell'esperienza umana. Del resto, la parola inglese che descrive questo genere è fiction, che allude a qualcosa di irreale. L'aspetto magico del romanzo è che diventa il contrario di quello che apparentemente è. La finzione diventa realtà, e io credo nella grande magia del romanzo. La Gran Bretagna vanta molti di questi narratori di storie, maghi dei tempi moderni. Il viaggio continua e andiamo a incontrarli per comprendere con loro come la scrittura può trasformare le nostre vite e raccontare un paese.